Ciao a tutti, sono Mako88, eccoci qua finalmente con un nuovo video. Volevo, ecco, farvi una piccola precisazione, nel senso che ho iniziato un nuovo lavoro e quindi ho ancora meno tempo di fare video. Già, vi prego di avere pazienza e di aspettare fiduciosi i video perché, ripeto, da questo 2018 voglio veramente impegnarmi e portare almeno un video alla settimana. Quest'oggi, dopo un sacco di tempo, faccio una kawaii review. Ho fatto l'acquisto da questo sito che si chiama Kawaii Panda Making Life Cuter e consiglio veramente a tutti quanti quelli che amano le cose kawaii e giapponesi come me di darci un'occhiata perché ha delle cose veramente carinissime. Per prima cosa volevo dire che queste cosine mi sono arrivate impacchettate in questa carta velina e sopra c'era questo bellissimo adesivo che ho ritagliato perché lo devo assolutamente tenere per ricordo, perché c'è questo panda tutto kawaii con gli occhi pieni di cuoricini e dice "Smile, your order has arrived", ed è proprio quello che ho fatto quando ho aperto il pacco, ho iniziato a sorridere come una scema. Poi appunto arrivava questo fogliettino con scritto "Thank you" e dietro pensate che c'è un messaggio della proprietaria del sito scritto a mano ragazzi, cioè veramente una curatezza eccezionale. A parte che il bigliettino è veramente troppo, troppo cute, troppo kawaii, lo dice anche la pandina. Insieme all'ordine che ho fatto ci sono questi due regalini, che una è appunto la spilletta e questo qua è proprio un regalino che non ho idea di cosa sia. Oh mio Dio! Allora, dovete sapere ragazzi che io adoro questo personaggio, perché è della marca Amuse, che solitamente produce i pupazzi, gli alpacasso, i poteusa loppi, che appunto sono questi conigliettini qua, ma ci sono veramente un sacco di altri animali super kawaii. Sono super contenta che me l'abbia mandato come regalino. Di mangereccio ho preso due Kit Kat mini, perché sapete che io provo sempre dei gusti particolari. Comunque guardate la bustina in cui sono dentro, è adorabile. Questo è al gusto di Sakura e Kinako, mentre questo è al gusto di Butter Cookie. Ma arriviamo al pezzo forte del mio ordine, ovvero ho acquistato un bel po' di gashapon, che comunque non sono dei semplici gashapon che hanno solo un pezzo per dire, ma sono vere e proprie miniature. Ho scelto quelli di alcune serie che volevo tantissimo perché sono veramente super carini e adesso li vedremo assieme. Ma andiamo ad aprire, che non vedo l'ora di vedere in real life le miniature kawaii che ho acquistato. Iniziamo a tirare fuori le balline, non rotolate via, state ferme. Oddio, questo è enorme. Partiamo dal gashapon meno complesso, ovvero che questo invece è un pezzo solo. Ecco qua, di questa serie ne avevo già uno che adesso non riesco bene a farvi vedere, comunque è questo qua, spero che qualcuno veda qualcosa. Comunque è un coniglietto attaccato a un cucchiaio con un po' di cioccolato bianco sulla punta del cucchiaio e questa è la stessa serie, solo che qua il cucchiaio è argentato e c'è questo graziosissimo coniglietto nel cucchiaio insieme a queste caramelline tipiche giapponesi che, di cui non mi ricordo il nome, abbiate pazienza. Questa serie si chiama Spoon Rabbit e veramente sono troppo carini. Ecco, e precisamente io ho l'1 e il 2. Ora apro questo. Questo gashapon è della serie Sylvanian Families Pastry Shop
E di preciso quello che ho preso io si chiama Bunny Macarons. Comunque sono tutti adorabili. Queste sono delle sottospecie di brioche a forma di coniglietto. Questo è quello che ho preso io, che adesso vi faccio vedere, che appunto sono i macaron a forma di coniglietto, e questo è un biscottino a forma di coniglietto. Qui c'è una torta a forma di coniglietto. Qua c'è una sottospecie di ciambellone. E questo sono i cupcake. Questa serie è adorabile. Ecco i nostri macaron, adesso li vado ad aprire. Qua ci sono gli adesivi per decorare la bustina. E qui c'è la scatolina dove contenerli. Guardate il biscottino! Oddio! Guardate anche i macaron! C'è poi i dettagli! Veramente meravigliosi! Diciamo che il mio sacchettino è venuto un po' male. Però, dettagli... Ed eccoli qua nella loro scatolina. Visto che non sapevo esattamente dove mettere gli altri adesivi, li ho messi attorno alla scatolina e la F sul coperchio. Ma sono veramente adorabili. Se non fossero finti me li mangerei, anzi no, forse non li mangerei perché sarebbe un peccato, sono così carini. Ma andiamo avanti. Ho aperto tutte e due i Gashapon perché fanno parte della stessa serie, che si chiama Nyanko Kitchen. Di questa serie di Nyanko Kitchen ne hanno fatti vari, infatti questa dovrebbe essere la prima serie. Ho preso questo che adesso vi faccio vedere, che è il Nyanko Waffle. Poi questo è l'altro che ho preso, è il Nyanko Cookie. Poi ci sarebbe il Nyanko Coffee Pot, il Nyanko French Toast, il Nyanko Pancake e il Nyanko Jelly. Per primo vediamo il Nyanko Waffle, che ovviamente arriva con la padella per fare i waffle. Oddio, è veramente meravigliosa. La forma di Micio e c'è la faccia di Micio sopra stampata. Io adoro veramente queste miniature che fanno i giapponesi, perché sono veramente fatte stra benissimo nei minimi dettagli, e oltretutto sono miniature, quindi immaginatevi la precisione che una persona deve avere per farli. Poi ovviamente ci sono i due waffle, quello più dorato che vuol dire che è già pronto, mentre c'è quello più bianco che è ancora da scaldare. Viene voglia di waffle, accidenti. E ovviamente c'è anche la pinza a forma di zampettine di gatto per tirarli fuori. Poi si incastrano perfettamente. Con la mia solita moncaggine non ce la farò mai nella vita. Ma sono così minuscoli. Oddio, ce l'ho fatta! Adorabile! So kawaii! Ma anche il Nyanko Cookie è veramente adorabile, perché c'ha il mattarello, un pezzettino di pasta, una con la sagoma già tirata via, poi c'è una zampettina come se si fosse appoggiato sopra, è bellissima! E qui c'è l'altro biscotto a forma di gatto che è appena stato inciso nella pasta, però non è stato tirato via, cioè... E ovviamente ci sono già dei biscottini fatti, questo a forma di zampina di gatto! Gna! Poi vedete che hanno questa ombreggiatura come se fossero stati nel forno e sono pronti per essere mangiati! Voglio anch'io biscotti a forma di gatto e zampina di gatto! Ma c'è anche quella forma di musetta di Micio! Compenso delle gocce di cioccolato per il muso e gli occhietti. Ah, kawaii! Mentre questo qua deve ancora andare in forno e deve essere ancora decorato col cioccolato. E poi ovviamente ci sono gli stampini a forma di gattino! E poi guardate la genialità! La genialità! Cioè... No! Ci posso credere! Troppo kawaii, troppo fatto bene! Cioè, chi fa queste cose è un genio. Basta.
E questa è solo la prima serie, cioè non avete ancora visto nulla. Nelle serie successive veramente si va oltre, ci sono delle cose ancora più kawaii. Ovviamente le apro tutte e due perché ne ho prese sempre due dell'altra serie. È adorabile anche questa, si chiama Nyanko Kitchen Kaden, che è composta dal Nyanko Blender Set, che è quello che ho preso, Nyanko Cookware Set, Nyanko Rice Bowl Set, Nyanko Electric Griddle Set, il Nyanko Microwave Oven Set, che è l'altro che ho preso, Nyanko White Bread Set e il Nyanko Home Bakery Set. Sono tutti meravigliosi, ma penso che quelli che ho preso io siano quelli più speciali. Non so da quale partire perché sono uno più meraviglioso dell'altro. Partiamo da questo, che appunto è il Microwave Oven Set, ed è stupendo! Voglio anch'io un microonde a forma di gatto, c'ha la codina, le zampine, cioè oddio, le zampine sono più che altro i piedini del microonde, però vabbè, pazienza, c'ha anche le macchie di lato, le orecchiettine e il musettino qua sopra. Ma guardate i dettagli. Al display dei minuti è sempre a forma di gattino, ci sono altri due tasti che hanno sempre la zampettina sopra e c'è la manopolina a forma di zampina, che questa si muove. Ma non è finita qua, lo sportello ovviamente si apre, dentro c'è il piatto girevole e... no, aspettate, forse così lo vedete meglio, qua di fianco c'è una rotellina che fa girare il piatto. È meravigliosa sta cosa, come se fosse un microonde vero. E assieme al microonde arriva questo minuscolo muffin o cupcake, che tutto è diviso in due parti, quindi ancora più minuscolo, che ha il musetto di un gattino. Non riesco più a farlo stare in piedi, è troppo piccolo. E ovviamente il piattino ha le orecchiettine. Ditemi se non è un capolavoro, ma anche l'altro set non è da meno. Partiamo dagli accessori meno importanti e poi arriviamo al pezzo forte. Questo non ho esattamente capito che cos'è, ma penso che sia un sottobicchiere e ovviamente c'è la faccina del gattino. Poi abbiamo il misurino, che come unità di misura ha le zampine. Poi ovviamente c'è questo frullato, non lo so, penso che sia un frullato, comunque bevanda, con la cannuccia a forma di gatto. È bellissimo. Ma arriviamo al pezzo forte di questo set, il frullatore, che è fatto da Dio proprio. Ovviamente all'interno c'è un po' sempre di liquido, probabilmente poi abbiamo versato nel bicchiere, messo la cannuccina ed è servito. Ovviamente il coperchio è a forma di gatto e si può anche aprire. Ah, ho scoperto adesso che probabilmente è il succo alla fragola, perché c'è una fragola gattizzata. Oddio, oddio, adoro questo set. Ovviamente poi i pulsanti sono sempre con le zampettine di gatto. E adesso avverrà la magia che rende unico questo set. Ditemi se non è una cosa fantastica. È veramente fenomenale, ancora di più del microonde. Ecco, questi sono tutti i miei acquisti che ho fatto presso lo shop Kawaii Panda. Ve lo consiglio veramente tantissimo perché ha un sacco di cose carinissime, di cose kawaii provenienti dal Giappone, anche degli snack giapponesi. Se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, se non siete ancora iscritti, se vi va, iscrivetevi e non vi dimenticate di schiacciare la campanellina per ricevere tutte le notifiche dei prossimi video. Fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate dei gashapon kawaii che vi ho recensito oggi. Anche per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video, non saprei che altro dirvi se non stay kawaii!